Cruciani, io non sono uscito dal Movimento 5 Stelle, mi hanno cacciato. Vabbè, l'hanno adesso cacciata, sono un cittadino libero. Ci manca solo che mi devo autocensurare dopo 3 anni di attività istituzionale davanti a un bivio, dalla parte fare le battaglie che io ho una grande passione politica che posso fare in Parlamento, dall'altra in una lei dice mi hanno cacciato, posso fare quello che voglio, non mi rompono le scatole sul fatto che ho tradito. Ma ci mancherebbe, è inutile che io ho rinunciato ai privilegi, agli arricchimenti della politica. Lei pensa che 160.000 voti che, no, certo, 160.000 voti presi se li porterà tutti via questi 160.000 voti? Ma si figuri, io penso che perché no, dovrebbe aspirare a quello, a prendere a quei 160.000 e portarseli tutti via, quello dovrebbe essere il suo obiettivo. Ma no, i voti non si rubano, i voti sono delle persone che li danno con la loro no testa. Ma lei infatti spero le persone mi hanno conosciuto sul territorio, le persone mi hanno conosciuto quando io ho preso i voti. Io non sono così sciocco da pensare che l'ho vinta io questa regione, però io so che le persone hanno votato un nome, un logo rappresentato da Beppe Grillo e una persona. Quindi penso di avere un po' di merito, penso che senza di noi Beppe Grillo avrebbe preso zero, perché la lista non si faceva se non ci organizzavamo sul territorio. Penso che io senza Grillo forse non avrei fatto neanche il quorum, però avremmo fatto la lista, avremmo preso qualcosa. Però penso di avere un po' con gli altri, ovviamente non ho fatto tutto io, abbiamo lavorato sempre. Senta, Ingroia si dovrebbe dimettere dalla magistratura secondo lei? Secondo me no, ma non potrebbe più tornare a fare il magistrato. Beh, che è quello che ha detto. Quindi, però secondo me se una persona con le sue competenze va a fare una task force come stava facendo dell'ONU, fare i funzionari nelle Nazioni Unite, cose di questo genere le può tornare a fare. Allora, ancora qualche minuto con Giovanni Favia dopo la pubblicità. Eccoci qui, la Zanzara con Giovanni Favia, Rivoluzione Civica Ingroia. Parenzo, ci sei? Certo. Certo, che ne so, certo, qui... Non si sa nulla, non c'è nulla di certo, non c'è nulla di certo. Ha letto Favia quello che ha detto Casaleggio in una intervista a un giornale inglese riprodotta dalla stampa l'altro giorno, intervista in cui Casaleggio ha paragonato Grillo a Gesù Cristo, Ne ho sentito parlare. È come Gesù Cristo e gli apostoli, anche il suo messaggio diventò un virus. Ma secondo lei è un personaggio pericoloso questo Casaleggio? Innanzitutto io sono Favia, non Favia. Favia, sì, Favia, scusi. Parenzo sbaglia, ma ho dormito anche a casa di Parenzo, le dicevo prima. Che come ha dormito a casa di Parenzo? È un anni fa. Avete dormito insieme, c'è una cosa incredibile. Sì, no, ma niente. Io nello stesso letto. Favia, Giovanni Favia, va bene. Mi venne a Milano, quando lavoravo ancora a Milano, c'era poco budget, allora gli dissi guarda, non posso pagarti l'albergo, però posso ospitarti a casa mia. Ma non è una ad esempio faccio questa cosa con Favia, ma avrei fatto questa cosa con Dell'Utri ad esempio, adesso con Dell'Utri, questo che vuol dire Dell'Utri, non penso che ha bisogno guarda di essere ospitato nelle tue nelle tue dimore, come sai si è fatto prestare un sacco di soldi da Berlusconi, ho capito, però insomma qualche dimora ce l'ha a Milano. E io dico che siccome vedo già gli ascoltatori di destra che dicono ecco lui ha ospitato il suo amichetto ex 5 Stelle e che non io invece dico che tranquillamente che se Dell'Utri vuole venire a Zanzara a Roma io lo ospito a casa mia, ospito a casa tua, va bene. No, infatti confermo, dopo non ci siamo più sentiti con Parenzo, anzi mi ha attaccato tante volte. Allora Casaleggio che paragona lavoro. Come definisce Casaleggio che paragona Beppe Grillo a Gesù Cristo, Favia? Ma io insomma si prende la responsabilità della sua della metafora causato. Chiaramente qualcuno può qualifica ritenere... il personaggio? Ma io ripeto, a me interessa parlare della figura di questa persona all'interno del movimento. È fortunato perché Gesù Cristo lo può parlare. Non della tipologia della persona. No, dico che è fortunato Casaleggio perché Gesù Cristo non può querelare. ma c'è poco da ridere, sai, perché Casaleggio fa queste metafore qui con persone che non possono fare nulla. Poveri Gesù, non è che cos'è che può fare? Dice paragonato a Gesù. Anche qui, però, Casaleggio dice al di là di questa metafora assurda, che. Ma perché non può, non c'è querela? Come fa Gesù a dire? Dice in questa intervista potrebbe il Vaticano a dire nei confronti di Casaleggio. Certo, il Vaticano potrebbe farlo. Le regole del movimento scritte da me e Beppe, chi non le accetta se ne vada. Però scusi, se uno si dà certe regole, le regole sono. Che tutto viene deciso da Casaleggio e da Beppe Grillo, qual è il problema, Favia? Questa è la classica, non dico di lei, ma dico di quelli che leggo. È la classica filastrocca di quelle persone che hanno un basso livello, una bassa capacità cognitiva. Perché? Allora, scusi. Io vorrei sapere quali regole ho violato,
Quali non lei le regole che ha violato, se lei dice queste regole qua in cui perché gli gira il culo una mattina, Casaleggio si alza e dice io ho deciso di cambiare questa cosa, cioè in fin dei conti è un movimento che è nato grazie a Beppe Grillo e che poi a un certo punto è arrivato Casaleggio e insieme danno certe regole, decidono loro, ha capito? Cioè, lei ma questa... a me guardi, lei sa benissimo come funziona, c'è un momento fondativo in cui si fa un atto fondativo, uno statuto, sì. Se accetti aderisci quelle regole lì. Io le ho accettate quelle regole lì. Il problema è che loro l'hanno violate. Sono loro che le hanno violate. Cioè, il non statuto, se lei lo scarica da internet, è sul blog di Beppe Grillo, sì. Dice che poi io posso essere d'accordo che un movimento possa essere anche con una dittatura illuminata, verticale, orizzontale, ognuno fa le sue scelte. Lì c'è scritto una cosa, si chiama coerenza, in politica vale. C'è scritto che il Movimento 5 Stelle, il governo del Movimento 5 Stelle è in mano agli utenti della rete. Ogni singola scelta della sua vita attraverso uno strumento di democrazia digitale che doveva arrivare 3 anni fa e che oggi a 46 giorni dal voto non c'è. E in tanti hanno iniziato a chiederselo come mai non ci fosse questo strumento che ci avrebbe fatto autogovernare. Però mi dia una definizione di Casaleggio. Guardi, lasci stare le definizioni. No, Casaleggio. Lasci stare le definizioni. È molto, gliela do, aspetti, assertivo. Lei conosce la teoria dell'assertività? Assertivo, sì, d'accordo, assertivo, certo. Che vuol dire? Vuol dire che è una persona che dice poche cose con estrema chiarezza e convenzione e... Ma chi le ricorda come personaggio? Come dire? Non le fa paura, è un po' paura. È un po' da aver paura, è capace di fare di tutto, secondo lei? No, non mi fa paura. Beh, lui con la rete può fare qualunque cosa, no, può dire ad esempio che Fabia cosa su questa cosa delle pericoloso. Regole che io l'ho sentita dire molte volte. Vede, se lei all'inizio, quando un movimento non ha voti, ha bisogno di un gruppo iniziale di persone per dare credibilità al progetto e in qualche modo gli dà un'esca, che è una promessa di una democrazia che non c'è nei partiti, lei questa promessa deve mantenerla. Se no, evidentemente fa un qualcosa che non è corretto verso queste persone che magari cambiano anche la loro vita. Capisci cosa voglio? Io non è che ho voluto cambiare le regole. A un certo punto io, ma come tanti altri, perché sa, la cosa della carriera possono dirla a me, ok, che ora sono candidato, ma tutti gli altri espulsi che non sono candidati, che sono al loro posto e che comunque non hanno fatto nemmeno mezzo mandato, anche loro sono dei carrieristi. Va bene, io sono un carrierista, io sono un disonesto. Facciamo finta che io sia un disonesto, ma i problemi ci sono o non ci sono? Le contraddizioni ci sono o non ci sono? Scegliere dei candidati al buio in 3 giorni su un sito... Quanto prenderà lei Grillo? Quanto prenderà? Secondo me tantissimo. Tanto? O oltre il 15%? E io sono comunque contento. Lei vuole lavorare con i grillini in Parlamento? Sì, se sarà eletto. Assolutamente sì. Io gli voglio bene, io ho tutti i ordini. Sono meglio i grillini di Grillo? Sì. Meglio in che senso? Meglio, cioè sono più... Meglio intendo in senso io, politico, le dico questa cosa umanamente io avevo una bellissima idea di Grillo. Io tutti i rapporti umani che ho avuto con lui sono stati splendidi. È il silenzio, è il muro che è calato a un certo punto. Io se litigo con un mio amico, una persona a cui comunque sono legato, è soggiogato da Casaleggio secondo lei? E poi chiudiamo? Non lo so. Non lo so. L'idea che si è fatta, cioè, ormai è viene il vero padrone del 5 Stelle, Casaleggio? No, secondo me io per un po' ho pensato questo. Invece? Sono arrivata alla teoria che in realtà la responsabilità ce l'abbiano entrambi e comunque ce l'avrebbe lo stesso Grillo perché il nome è il suo e in questi casi quando fai cose di questo tipo e crei un movimento non puoi dire... No, la responsabilità è di entrambi sono cofondatori, entrambi lo gestiscono in maniera completamente verticale, lasciando l'ordinaria amministrazione politica ai gruppi. Cioè, io sono stato completamente libero perché il movimento ha dei punti di forza, ha tantissima luce, ha qualche ombra. Io non dico che il movimento è da buttare I partiti sono finiti, come ha ripetuto anche oggi Grillo, sono morti? I partiti sono una forma di partecipazione finta. I partiti sono un ufficio di collocamento per mediocri, perché va avanti chi non disturba il segretario, va avanti chi porta le borse, questa è la mia idea. I partiti sono assolutamente da superare, questo non vuol dire che oltre ai partiti c'è lo zero, bisogna creare un'alternativa, un modello organizzativo che premi il merito.